Ciao a tutti, sono François Morlupi e sono l'autore del Gioco degli Opposti, un'indagine per i Cinque di Monteverde, un libro uscito martedì scorso. Se non conoscete i Cinque di Monteverde, vi faccio un breve riassunto. Sono cinque poliziotti che esercitano la loro professione appunto a Monteverde, in un quartiere borghese benestante della capitale. Dovrebbero fare normale amministrazione, ma ci sono io, che li metto in difficoltà con delle indagini a volte anche molto violente, però sempre con tantissima dose di ironia, perché fondamentalmente poi mi piace descrivere cinque esseri umani che hanno le loro passioni, che non passano per forza attraverso la loro professione, bensì magari nella ricerca della felicità, nelle loro famiglie, nei loro hobby. Insomma, voglio dire, volevo raccontare cinque esseri umani che rappresentassero molto bene l'elogio della fragilità. Penso, o meglio, spero di esserci riuscito. Che dirvi di più su questa indagine? È un'indagine che si dipana su due luoghi diversi. Il primo, ovviamente, è Roma, ça va sans dire, perché Roma è sempre la sesta protagonista dei miei romanzi, e il secondo luogo questa volta è la Bulgaria, poiché dopo esserci stato per una settimana e dopo aver avuto vari incontri, scontri con la polizia bulgara ed essere tornato vivo, diciamo a Roma, ho voluto mandare il mio buon commissario Ansaldi, che soffre d'ansia, che soffre di attacchi di panico, che è un ipocondriaco, appunto in Bulgaria, dove ovviamente troverà degli usi, dei valori, un alfabeto, un meteo, un clima totalmente diversi da quelli romani e italiani. Cosa aggiungere d'altro? Io vi leggerei due strilli che ho avuto l'onore di ricevere da parte di due maestri del noir internazionale. Il primo di Massimo Carlotto, che descrive così i Cinque di Monteverde. I Cinque di Monteverde frequentano per dovere e mestiere gli abissi del crimine e della violenza senza mai rinunciare alla loro fragile, comica, irresistibile e straordinaria umanità. Bravo Morlupi. E vi leggerei anche il secondo, che anche questo mi ha molto emozionato e mi ha reso orgoglioso, di Maurizio De Giovanni: vertiginoso, duro, divertente, dolce, disperato e pieno di speranza. Tutto quello che deve essere un noir è qui dentro. E in più, i Cinque di Monteverde, una squadra che non sa di esserlo, un'accozzaglia lesionata che diventa famiglia all'improvviso. Attorno ad Ansaldi, che lasciamo andare solo con la promessa di tornare prima possibile. Che dirvi d'altro se non che se volete un giallo, un noir, un poliziesco, un po' diverso forse dal solito, con una trama questa qui probabilmente molto, molto adrenalinica, molta d'azione e che sappia coniugare, diciamo, il polar francese, che è sempre molto amaro, molto triste, molto duro, al giallo italiano, spesso ironico e anche spesso una mera scusa per poter criticare un po' la società in cui viviamo, magari il gioco degli opposti potrebbe fare al caso vostro. Ciao, buone letture!